Siamo a Termoli, in pieno centro, ancora una volta ad occuparci della questione di Pozzo Dolce, una zona alquanto degradata che oggi si presenta così, ricoperta da un tappeto di bottiglie rotte, vetri, pericolosi anche per i bambini, cicche di sigaretta, bicchieri rovesciati. La situazione quindi di degrado è palese. Sono le segnalazioni di alcuni cittadini residenti del quartiere a portare nuovamente la questione di Pozzo Dolce sotto i riflettori della cronaca. Il problema, infatti, nonostante sia stato più volte affrontato in questi mesi, non è stato risolto, anzi, sembra essere ulteriormente peggiorato. Una discarica in piena regola che sorge a pochi passi dal municipio e che inizia laddove finisce la civiltà delle persone.